Sono Iole, oggi faremo le pappascelle sott'olio ripiene. Gli ingredienti sono peperoncino, aglio, tonno, origano, alici sottosale e sotto questo video troverete il video di come fare le alici sottosale. Capperi, olive, aceto di vino bianco, acqua, olio ed infine le pappascelle. Ora passiamo alla lavorazione. Dopo averle sciacquate, le tagliamo togliendogli il coperchio. Il coperchio è facoltativo, se lo volete tenere o lo volete togliere. Io lo lascio. Eccolo qua. Prendiamo il coperchio e lo puliamo togliendogli questa parte bianca. Questo modo, dopo averli lavati bene, ora ne ve ne mostrerò un altro. Escludiamo i semi e puliamolo bene, così anche il coperchio, e procediamo con tutte le poppacelle. Ora che le abbiamo pulite tutte una per una, prendiamo l'aceto, la stessa quantità di aceto bianco, la stessa quantità di acqua, in parità fino a coprirle. Devono stare così per 2 giorni. Copriteli con una pellicola trasparente e riponete in frigo per 2 giorni. Eccole. Il giorno dopo aggiungete una presa di sale e mischiate e li fate stare per un altro giorno. Devono stare 2 giorni in acqua, aceto e sale. Prepariamo il ripieno per le poppacelle. Olive verdi, sbucciate e pulite. Acciughe. Sotto questo video troverete anche il video per mettere le acciughe sotto sale. Aglio e peperoncino. Capperi e origano, se preferite anche basilico, ma purché sia secco. Mescoliamo. Una volta mescoliamo, asciughiamo le poppacelle. Qui abbiamo le nostre poppacelle che sono state 2 giorni in acqua e aceto, le asciughiamo come se fossero delle ciotoline, bene bene, e le mettiamo a testa in giù, capovolte. Così una ad una asciughiamole e le mettiamo a testa in giù. Asciughiamo anche i coperchi. Bene bene. Ecco, mettiamo all'interno lo straccio e le asciughiamo. Ora le andremo a riempire. Una volta asciugate, prendiamole e le riempiamo, come se le dovessimo cuocere, ma in realtà sono già state cotte. Le riempiamo con tutti i nostri ingredienti. Poi prendiamo il coperchio, lo mettiamo sopra e gli inseriamo uno stuzzicadenti. Ecco qua. E li mettiamo in questo contenitore. Ne prendiamo un'altra. La riempiamo con tutti gli ingredienti.
scoperchio, stuzzicadenti, così fino alla fine di tutti gli ingredienti. L'ultimo lo inseriamo all'interno di questo contenitore e mettiamo l'olio fino a coprirle, fino all'orlo. Una volta che le abbiamo coperte tutte, le chiudiamo con una ciotola ermetica, in questo modo. Quando li volete domani, cioè il giorno dopo, le potete anche prendere e mangiare. Se vi piacciono i miei video, se vi sono piaciuti i miei video, iscrivetevi al mio YouTube, dove potrete trovare sempre ricette nuove. Un bacio!